Ciao a tutti, Non, 15 novembre, siamo qua, mattina soleggiata, siamo all'evento incontro di Mufasa, il Re Leone, come vedete qui dietro. Sì, una super anteprima, diciamo un assaggio di quello che sarà questo nuovo live action. Abbiamo visto 40 minuti, più di 40 minuti del film, abbiamo insomma, seguito l'incontro di Barry Jenkins, il regista, e dei doppiatori, tutti i doppiatori, tra cui anche Elodie, Luca Marinelli, eccetera. In seguito vi facciamo vedere un po' di pezzetti di questo incontro, quello che si poteva registrare, perché molte volte molte cose non si potevano. E speriamo vi piacciono, fateci sapere nei commenti. Ciao. Aspetta un attimo, prima di continuare, iscriviti che è gratis, commenta che non possiamo far tutto noi, condividi, mica ti devi divertire da solo, e salva che ti passa. Sono stato e sono un grandissimo fan, mi ricordo ancora il salto che ho fatto sulle poltrone del cinema quando è partito il primo e avevo 9 anni, 10 anni credo, sì 30 anni fa, quindi 10, insomma più guarda. 10 anni avevo, e me lo ricordo ancora, mi ricordo la meraviglia di quel film, mi ricordo di averlo visto credo 160 volte, quindi partivo da grandissimo fan e ora ci ritroviamo qui, e quindi sì, tu dici si entra nell'Olimpo, siamo dentro, sì, alla grande, sono molto contento, ho una piccola schiera di nipoti meravigliosi che forse lo vedranno negli anni o forse no, chi lo sa, ma credo proprio di sì. Io mi sono sempre sentita un piccolo cucciolo di leone, ho sempre pensato che aggredire in qualche modo, no? Fosse la prima, il primo modo per difendersi. Quindi poi mi fa molto sorridere che poi mi ritrovo in qualche modo sempre a fare delle cose che con un giro assurdo mi somigliano. E sto imparando in realtà a gestire questa paura di tutto quello che è esterno. Ho sempre paura di non essere all'altezza, di non essere abbastanza, di non essere capita. Quindi sto cercando di fare il giro contrario. Quindi probabilmente questo ruolo è arrivato proprio in un momento di serenità e di comprensione dei miei limiti, li sto abbracciando e quindi... Dai, che figata. Non è solamente una questione di voce, è una questione a 360 gradi. Si tratta di riuscire a usare quella macchina in un modo diverso rispetto al teatro, rispetto al set, però il cuore e la passione rimangono sempre le stesse ed è una grande scuola, io penso, quella del doppiaggio, che se fatta con sensibilità e intelligenza, come è successo in questo caso, può far diventare gli attori e le attrici ancora più brave e bravi. Sono uno abbastanza specializzato nei cattivi. I cattivi sono abbastanza rivelatori perché puoi usare molto e puoi buttarti proprio fuori, però questo è stato un cattivo completamente diverso perché sono riuscito a vivermi veramente questi momenti in cui nonostante lui sia cattivo si vive questo dramma della perdita del figlio e quindi riuscire a scorgere questa vena di amarezza anche in un cattivo e riuscire a mixare tra l'originale, riproporre l'originale e cavalcare quei sentimenti, per me è stato molto intenso. Abbiamo cambiato location, siamo qua con le locandine ufficiali e di qui in avanti invece vi diciamo la nostra impressione su quello che abbiamo visto. Su questi primi 40 minuti che poi ci hanno lasciato un po' appesi sperando di vedere a brevissimo il film intero. Però per il momento una buona introduzione, quindi insomma sostanziosa, quindi vi possiamo dire un po' di cosine, un po' di sensazioni. E voi diteci qua nei commenti se aspettate tanto insomma questo film che segnerà un pochino questo Natale 2024, se siete fan ovviamente del primo, del anche primo, ma anche del live action che poi fa da film precedente a questo, ecco, quindi intanto lo stile è quello, questo ve lo possiamo dire. Eccoci qua, allora. Rientrati a casa. Sì, dopo aver visto questi pezzetti dell'incontro, vi parliamo un attimo delle nostre sensazioni riguardanti appunto questi primi 40 minuti circa del film che abbiamo potuto vedere e un po' dell'incontro e le sensazioni anche dopo aver sentito le loro parole. Intanto vi faccio vedere i gadget, questa è l'agenda molto molto carina, opaca, che ci hanno regalato, e dentro tutta bianca ovviamente con gli appunti su Mufasa, e poi la penna, stesso logo. Insomma. Il film esce ovviamente il 19 dicembre, quindi sarà il film ovviamente di Natale. Innanzitutto la prima cosa c'è stato l'incontro con Barry Jenkins, il regista ovviamente premio Oscar per Moonlight, nell'anno di La La Land, vi ricorderete. Non avete visto qui dei montaggi precedenti perché non era possibile filmare l'incontro con lui, quindi mo vi diciamo un pochino qualcosina noi e poi trovate l'articolo completo con tutto quello che ci ha raccontato su newscinema.it, quindi mi raccomando lunedì mattina vi potete andare lì e lasciamo anche il link qui in descrizione dell'articolo per curiosare. Esatto. Barry Jenkins appunto era molto blindato come evento, quindi non si poteva, ci avevano anche imbussato i telefoni proprio perché non si potevano
utilizzare e niente, quindi ha raccontato, inizialmente ha introdotto un attimo la visione, poi è tornato per parlarne un po' e beh, ha parlato di un po' del suo trascorso, gli sono state fatte varie domande, quindi un po' dei suoi inizi, di come approcciarsi a un film Disney dopo un film molto autoriale, lui ha parlato di questa cosa molto saggia che appunto ci confrontavamo, non la si sente dire troppo, cioè nel senso che comunque il primo cinema, quello che ti avvolge, ti intrattiene di più da bambino, è quello più commerciale. Quindi lui ha fatto titoli come Die Hard, Terminator 2, eccetera, dicendo appunto che quello è stato il suo primo cinema, quello che l'ha fatto appassionare, per poi dopo fare la scuola di cinema, eccetera, e approcciarsi a quello più autoriale. Quindi sono due fasi della sua crescita cinematografica e ovviamente quando ti propongono di essere leader, diciamo, quindi regista di un film Disney così enorme sicuramente, ma che ti riporta anche a te bambino, non puoi non accettare. Quindi lui super fan ovviamente del Re Leone come di altri film Disney. E quindi ha raccontato un po' queste storie qui, ha raccontato un po' come è stata la realizzazione anche degli effetti speciali del film, piuttosto che i suoi collaboratori vari. Gli sono state fatte anche domande un po' politiche su Trump. Su cui ha deviato con diplomazia. E poi comunque se ci piacerà e vi piacerà questo Re Leone nuovo, alla fine è merito della moglie di Barry Jenkins, perché a quanto pare, insomma, lui non era molto per la quale, insomma, però ha letto la sceneggiatura, perché all'inizio aveva detto no anche prima di leggere, insomma, la sceneggiatura, invece poi la moglie gli ha detto dai, magari dacci un occhio, e poi appunto lui ha letto anche solo le prime pagine e comunque si è convinto e l'ha fatto, quindi comunque se andrà bene sarà anche quello un po' merito della moglie, in cui è scattato l'applauso in sala, insomma. Sì, poi vabbè, ha parlato ovviamente dei suoi film Disney preferiti, ha citato oltre al Re Leone anche Fantasia, che era uno delle punte di diamante sue da bambino. Ha detto che sono appunto i film un po' che l'hanno cresciuto e mi è piaciuto il momento in cui ha detto il simbolo, se tutti nel mondo ci sono tante lingue in cui questo film verrà tradotto, quindi ha detto giapponese, cinese, italiano e quant'altro, però alla fine quando si fa così su con le mani come fa appunto con Simba, Rafiki, è universale quel momento, quindi è talmente iconico questo film che insomma farne parte è un privilegio. Cioè, la realizzazione è durata 4 anni, insomma, tante cose. Adesso non vi abbiamo giusto dato un'infarinata, però andate nell'articolo e c'è scritto tutto. Detto questo, poi ci sono stati i doppiatori, cioè dopo abbiamo visto i 40 minuti che adesso vi diremo, e poi ci sono stati anche i doppiatori. Trovate anche qualche, oltre ai pezzetti vari, anche qualche cosa più simpatica tra TikTok, eccetera, di Elodie e quant'altro. C'era Sì, Elodie, Luca Luca Marinelli. Marinelli, Stoppacciaro e anche appunto doppiatori professionisti che si mischiano a talent come appunto Marinelli e Elodie. Non vi sappiamo troppo dire quanto siano stati adatti perché l'abbiamo visto in lingua originale con i sottotitoli, però quello che si sa al momento è dal trailer, quello che si può intuire dal trailer, poi vedremo a dicembre. Ma passiamo al film. Allora, il film a mio parere a livello grafico è abbastanza adiacente a quello che era poi l'altro film live action, quindi so che molti, fateci sapere qui sotto nei commenti, molti so che hanno dissapori con i live action Disney. Io almeno sono sempre dell'idea, l'abbiamo detto più volte, che basta che il film sia fatto bene. Ovviamente questa è una nuova tipologia di animazione, ci sta che la Disney abbia anche questa linea editoriale, ne ha tante, non è che toglie tempo ad altre cose, semplicemente da un po' di anni ha preso anche la via dei live action. Se sono fatti bene, ce ne sono stati fatti bene. In me il Re Leone primo mi è piaciuto, ma altri tipo Dumbo non mi è piaciuto. Dipende, dipende, ma non è il live action il problema, secondo me. Per me poi il live action, secondo me, non lo so, è più ostico con gli esseri umani che con gli animali, nel senso che questa animazione C'è la super combo, dici? accurata, sì, no, nel senso l'effetto finale non è tanto, cioè per me il trasformare l'animazione classica Disney in live action mi fa più effetto vedendo gli esseri umani, ecco, nel senso che vedo Ah, ok. Biancaneve cioè, personificata e interpretata da qualcuno, magari mi sembra un pochino trash rispetto all'animale che comunque si è fatto bene. Ecco, io, Devo cioè, dire, io qui. ho un po' paura per Stitch, quando uscirà Stitch, che è Sì, una combo però un po', però siccome sono vedremo. già creature un po', ecco, Stitch soprattutto di fantasia, diciamo, Sì, magari però c'è non la è parte umana lì, quell'effetto. invece il Re Leone è tutto animali, Sì, capito? sì. E comunque, vabbè, a parte questo, allora, appunto, a livello grafico questo parte sempre nella savana, parte, ci sono rimandi musicali anche qui, ci sono anche molte canzoni nuove, e le abbiamo viste in lingua originale, sono adatte già orecchiabili, quelle che abbiamo sentito. Torna anche qualche vecchia colonna sonora, Sì, insomma, un po' esatto. arrangiata magari Sì, diversamente, qualche comunque. appunto rimando. Non possiamo, cioè stiamo sul vago perché non possiamo proprio dirvi quello che abbiamo visto.
però le sensazioni sì, quindi... Sì. Secondo me sono tutti molto espressivi, cioè gli animali veramente il pelo sembra tangibile, quindi il lavoro, ecco, Barry Jenkins ha detto alla fine ci hanno messo 4 anni per fare questo film, quindi solo appunto la tecnologia che viene utilizzata, ecco, a livello visivo è veramente impeccabile, sia nella resa degli animali che nei paesaggi, perché almeno in questi primi minuti si gioca anche molto con la savana classica, ma anche un po' più fantasiosa in alcuni momenti, perché c'è questa idea di questa terra promessa, questo Milele, che appunto è anche la canzone, abbiamo ascoltato un paio di canzoni nei primi, mi sembra, i primi 40 Sì. minuti, e una di queste appunto è su questo Milele, quindi questa idea di una terra colorata, dove volano le farfalle, insomma, Sì, molto un regno pieno di una vita sorta di Eden, viene ecco. chiamato come regno pieno di vita, dove esplode appunto la vita, il cibo, è tutto molto fiorente. Quindi c'è questa idea di paradiso terrestre e la loro idea di volerci ovviamente andare. Detto questo, mi è piaciuta tanto la parte, non dico cosa succede, ma c'è subito una difficoltà iniziale, quindi tutta quella sequenza che porta poi a un distacco, diciamo, della famiglia, mi è piaciuto poi l'affrontare quello che accade, una nuova vita, una rincorsa verso, qualcosa che hai perso per trovare qualcosa di aggrapparti a qualcosa che sia vivo. Gli scontri mi sono piaciuti, questo senso di subito questa, ovviamente sappiamo, si parlerà di Mufasa, della Sì, sua storia e ovviamente anche del dualismo con Scar. E quindi anche la giustificazione per il momento, quello che ci hanno detto dei loro contrasti, quelli che poi verranno, già sono presumibili da questi minuti qua. Anche il coraggio di uno rispetto all'altro, il fatto della voglia di riscatto, forse anche per il passato che hai avuto rispetto a quello che invece l'altro ha sempre avuto, no? È un po' la storia di uno magari vissuto sempre nel vizio e che i genitori ti dicono sei sempre il migliore e devi essere un re, e l'altro invece ha una storia completamente diversa e quindi deve farcela da solo. Quindi questa cosa porta a dei futuri diversi. Sì, Oltre a questo, ovviamente, il tema si parla dell'emarginato. degli emarginati, sì, in senso di personaggi che non sveliamo chi sono, ma hanno proprio questa natura, diciamo, nel lato, al momento negativo tra i vari personaggi che scendono in campo. E poi proprio anche nella storia di Mufasa, fondamentalmente, come ha detto anche Barry Jenkins nell'incontro, quindi si è detto lui, non si può fare spoiler, però Mufasa alla fine è un adottato, nel senso diventa. Cioè riesce a fare grandi cose, come sappiamo quello che succede nel Re Leone classico, però in realtà la sua storia cioè non è delle più rose, insomma è tormentata e deve, diciamo, farcela da solo, e quindi può essere anche un esempio, insomma, secondo il regista, per appunto chi, a parte gli adottati, ma chi comunque viene da realtà difficili, che comunque può fare grandi cose fondamentalmente. Infatti ha fatto il paragone con se stesso, che ha detto: io vengo da una realtà molto simile a quella di Moonlight, che è una realtà difficile, avete visto il film, insomma, avete presente, però sto qui a Roma a parlare con voi dopo aver vinto un Oscar, In una e sala piena sembrava di... impossibile, Sì, insomma, chi si aspettava di no? essere oggi a Roma a parlare di un film Disney così grosso in una sala piena di giornalisti? Nessuno l'avrebbe mai detto, visto il mio passato. Quindi penso, Quindi... diciamo, per il momento, appunto, dai primi minuti si capisce anche sicuramente una storia di formazione, ma anche di ispirazione. Sì, C'è come questo forte senso di leadership, diciamo, come si forma piano piano c'è questa anche... natura, questa anima da leadership di C'è anche un Mufasa. forte tema della paura, perché tutta la prima parte, l'aver paura, il riuscire a superare i propri demoni, i propri limiti, insomma, tutte queste cose qua, e anche ci sono frasi dove viene detto profumo di casa, e questo ricordo, poi secondo me in quello che dobbiamo ancora vedere torneranno queste cose, quindi secondo me, cioè, io devo dire, la mia sensazione è stata che questi primi minuti mi sono piaciuti e sono molto curioso di vedere il resto, perché secondo me il resto racconterà una storia che in realtà mi intriga veramente vedere. Io sono molto appassionato del Re Leone, però ecco, questa storia, diciamo anche originale, perché comunque è una cosa che non è mai stata messa su, insomma, a livello visivo, Adattata, sì, insomma, ad quindi sì. adattata se non appunto in vie parallele. Insomma, intriga, quindi questi primi minuti sicuramente già invogliono a vedere il Ci resto. sono Timone e Pumba, ma avete Ah, visto, perché sì? si è Vabbè, parlato altro di Pumba, in realtà sì, è un po' bruttino, devo dirlo, così un sì. po' iperrealistico, però comunque sembrano comunque simpatici e, diciamo, molto sulla linea di quelli che conosciamo fino ad oggi, Sì, insomma. non accogliamo i randagi, gli emarginati, i randagi viene detto spesso, insomma, questi primi minuti, solo il sangue è il legame vero, viene detto, quindi sempre questa ovviamente idea di la famiglia e siamo così, siamo solo noi, quelli fuori da noi, quindi anche un tema molto sociale alla fine, sono cose che sentiamo dire ogni giorno, insomma, il fatto della tolleranza, dell'immigrazione, e
questo, insomma, del razzismo, anche ovviamente, maschilismo, perché viene, anche se detto sotto una vela un po' ironica, è bello quando, lo diciamo anche spesso, no? Il leone, il ruolo del leone di solito è stare sempre lì, a caccia ci va la leonessa, eccetera. È bello quando il padre racconta al figlio il nostro potere è questo, dormire e proteggere il branco. È questo il nostro potere, lo dice in maniera che ti scatta automatica la risata, però sostanzialmente è vero, anche se poi dà un insegnamento al figlio che è totalmente sbilanciato rispetto a quello che Infatti dovrebbe già fare. Si percepisce da questi primi minuti comunque che i personaggi femminili hanno molto spazio, insomma, molto combattive e determinate. Ecco. Sì, e poi ultime due cose che volevo dire, c'è questo desiderio di fratello, del fratello, quindi del fratello non avuto, che poi, vabbè, vedrete, però insomma c'è questa cosa, desideravo un fratello, c'è proprio una canzone, sì, mi sembra che è tutta sul fratello, e poi questa cosa, senza spoilerare, che c'è un regno di emarginati oltre a questo, che è molto suggestivo, a me è piaciuto tanto, quello bianco, diciamo, dei leoni bianchi che esistono, e non vi svelo altro, ma quello è molto bello, e mi ha un po', perché sono gli estranei e sono bianchi, mi ha richiamato un po', mi ha richiamato gli estranei del Trono di Spade. Però non c'hanno gli occhi azzurri. Esatto. E niente, io direi più o meno questo, non è che possiamo dire tanto altro, perché non possiamo svelarvi in realtà proprio che cosa è successo, e niente, voi intanto fateci sapere qui sotto se avete hype per questo, se siete incuriositi, se vi è piaciuto il primo live action, se siete fan ovviamente del classico, e poi insomma, se lo attendete, il 19 dicembre potrete andare in sala a godervelo. Speriamo di vederlo presto tutto completo, perché è stata una piccola tortura quando ci fanno vedere i film a pezzi. Anche a Riccione, per esempio, al cinema a volte fa vedere dei 20 minuti iniziali, ma poi basta. È un po' come vedere le serie tipo a Venezia o di Torni, che poi rimaniamo appesi. È un po' perché ovviamente arriverà l'anteprima stampa più avanti, perché adesso comunque manca ancora più di un mese, quindi c'è stato questo evento perché sono venuti loro, però poi ci sarà l'anteprima stampa, dopo lì vi faremo sapere la nostra completa. E detto questo, speriamo vi sia piaciuto questo video, che riassumeva un po' quello che abbiamo vissuto, vi abbiamo portato con noi, come cerchiamo di fare sempre agli eventi, eccetera, e poi vi abbiamo raccontato un po' le nostre sensazioni. Fateci sapere quindi qui sotto, condividete, mi raccomando, il contenuto, così la gente, insomma, ci viene anche a conoscere e sa di questo evento, di queste cose, dell'uscita, magari non tutti siamo sul pezzo col film, quindi giratelo anche a parenti, amici e quant'altro, e alla prossima. Grazie, ciao.